Buonasera dal Giappone, eh sì, anche questo video è solo di sera. Oggi mi sono preso una giornata di relax, non ho fatto nulla se non un po' di shopping, ho preso le cose che mi mancavano per domani, ma non avevo voglia di far video anche perché erano i soliti posti, Ueno, la Keshita Street, tutte cose che vi ho già mostrato, per cui mi sono preso una pausa per i video. Invece questa sera sono nel quartiere di Roppongi. Roppongi l'ho visitato solo l'anno scorso, ma durante il tifone, per cui non ho avuto modo di vedere nulla. È un quartiere di cui spesso si sente parlare, ma non in maniera positiva, perché viene associato spesso e volentieri al fatto che è frequentato quasi esclusivamente da occidentali. Però io non l'ho mai visitato, vediamo cosa ha da offrire. Trovo nella zona di Roppongi Hills, la zona
più importante di Rampongil c'è questo immenso complesso con centri commerciali, cinema, un museo molto interessante, il Mori, dove l'anno scorso ho visto l'esposizione dedicata al studio Ghibli e tantissime altre cose. E poi, come avete potuto vedere, ho visto un festival, il Festival Bono Odori, dedicato alla commemorazione dei morti. E qual è il migliore modo per commemorare i propri morti se non con una festa danzante? Grandi giapponesi. Queste sono le cose del Giappone, dei giapponesi, che mi piacciono veramente un sacco. Metri. Pensavo peggio, a dire verità, come fatica, però mancano ancora 3 ore alla cima. Adesso mi fermo, mangio, riposo fino all'1 di questa notte e poi riprendo a salire.